Buongiorno a tutti, in questo incontro tratteremo il tema delle applicazioni cliniche dell'intelligenza artificiale. È un tema di cui si dibatte da circa un anno molto intensamente nella comunità scientifica, con l'avvento dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale che hanno portato questa tecnologia alla disponibilità di moltissimi operatori, ricercatori, clinici, e vediamo di approfondire un po' gli aspetti storici e gli aspetti pratici, soprattutto, dell'uso di queste tecnologie. Ho avuto la curiosa coincidenza di potermi occupare di questo ambito partendo da qualcosa di ludico e divertente come le applicazioni dell'intelligenza artificiale al contesto dei giochi di prestigio e dell'illusionismo. Questo è stato un, diciamo, tappa dello sviluppo di questi studi e di questo ragionamento, che doveva culminare con una presentazione al Festival Internazionale della Magia di San Marino, dove per motivi di salute non ho potuto partecipare direttamente, ma questo primo incontro è stato poi registrato ed è disponibile online. Primo evento che avevo organizzato sul tema dell'intelligenza artificiale era stato in ottobre, ed era stato chiamato le mie due fette di intelligenza artificiale, perché avendo potuto studiare per una strana serie di coincidenze questo tipo di strumenti con una certa disponibilità di tempo e di attenzione, avevo provato a raccontare a un gruppo di amici le cose che avevo capito da assolutamente digiuno di informatica, ma da clinico. Sono Carlo Alfredo Clerici, sono un medico, sono specialista in psicologia clinica, sono psicoterapeuta e insegno, sono professore associato in statale Milano di psicologia clinica. Mi occupo da sempre di intervento psicologico in ospedale, soprattutto nel contesto dell'oncologia pediatrica, e quindi alla luce di questa esperienza ho provato a vedere che cosa di utile e di interessante c'era di queste nuove tecnologie. L'incontro, le mie due fette di intelligenza artificiale, era stato un po' diffuso nel ristretto giro di amici, con una stranezza per cui avevo scambiato il mio volto con quello di un salumiere che affettava un gustoso prosciutto utilizzando un'app molto semplice che è in grado, aiutata dall'intelligenza artificiale, di sostituire un volto con il volto dell'immagine bersaglio su cui vogliamo lavorare. Nello stesso periodo, più o meno, un amico mi segnalava una stranezza di essere stato bannato da un social per dei motivi che non erano chiarissimi. Siamo andati un po' a cercare di ricostruire questo incidente e lui aveva postato un'immagine di una Barbie. Questo amico è un clinico che si diletta e molto bravo nel costruire sculture con oggetti trovati sulla spiaggia, e a un certo punto era stata inquadrata una Barbie, indubbiamente nuda ma pur sempre una bambola, dentro un sacchetto, e il sistema automatizzato di censura aveva fatto scattare un ban automatico. Era evidente che la mancanza di una persona, quindi con un raziocinio e una possibilità di controllo umano, aveva prodotto un errore, per cui un blocco automatico, come se i contenuti non fossero appropriati. Di questo è stato un segno di allarme piuttosto interessante su vantaggi, possibilità giocose, ma anche aspetti problematici che l'uso dell'intelligenza artificiale non critico può causare. Dell'intelligenza artificiale abbiamo sentito parlare nel corso degli anni, soprattutto dalla fantascienza. Ricordiamo tutti telefilm, serie televisive, famosissimo Supercar, dove l'automobile era in grado di dialogare con il pilota facendo delle cose mirabolanti. Questo colpiva la fantasia. Poi a un certo punto arriva nel 2023 come un'onda di tsunami le notizie che i sistemi di intelligenza artificiale sono disponibili in commercio, e avviene qualche cosa che è potenzialmente rivoluzionario. Le prime reazioni in Italia sono di tipo garantista, si evidenziano subito dei problemi di natura legata alla protezione dei dati personali, la privacy, per cui scatta un bando di ChatGPT, perché di questo sistema di intelligenza artificiale stiamo parlando, da parte del garante dei dati personali, per cui a lungo l'unico accesso possibile a questo sistema era tramite una VPN, quindi simulando di collegarsi da un'altra nazione rispetto all'Italia. Ricordo che eravamo in appunto primavera, era uscito da pochissimo ChatGPT, e con l'amico Cesare Albasi, che insegna psicologia clinica a Torino, alla facoltà di psicologia,
Ci siamo messi per diletto con un tablet su una spiaggia al mare, quindi in completo relax, a cercare di capire un po' che tipo di risposte poteva dare questo sistema. E così, un po' per scherzo, gli abbiamo provato a chiedere di formulare una scaletta per un programma di un convegno dedicato alla psicoterapia psicanalitica relazionale. E la cosa stupefacente è che nel giro di pochi istanti ha confezionato, prevedendo temi di assoluto interesse e adeguatissimi alle tendenze della ricerca e della clinica, prevedendo le pause caffè, prevedendo minuti e location con una precisione come di un organizzatore molto esperto nella questione dei convegni. Questo ci ha colpito e tanto che ci siamo messi in movimento quasi subito a tentare di vedere che applicazioni cliniche potevano esserci per questi sistemi, arrivando a pubblicare un lavoro sulla rivista Psichiatria e Psicoterapia edita dall'editore Fioriti con queste prime considerazioni sulle applicazioni cliniche dell'intelligenza artificiale ChatGPT. Questo è stato un lavoro iniziale, ma l'intelligenza artificiale, ci siamo resi conto, era già in realtà tra noi da parecchio tempo, anche se in una maniera meno percepita in modo consapevole, ad esempio nelle selezioni che Netflix propone dei film sulla base dei gusti dei film già visti in precedenza dall'utente. Questa è una, diciamo, delle forme che si sono introdotte più largamente negli ultimi anni. Altro aspetto è quello di Amazon, dove i consigli per gli acquisti sono forniti sulla base evidentemente di una profilazione comportamentale di abitudini, e poi moltissime altre altri contesti, ad esempio i filtri per lo spam sono assistiti da sistemi di intelligenza artificiale, uno fra tutti quello di Gmail, che è il più grande sistema di corrispondenza appunto via mail esistente sul mercato, con delle incursioni mediate all'intelligenza artificiale in ambiti che i primi tempi sembravano veramente magici e curiosi, come Shazam per l'identificazione dei brani musicali, che consente, sentendo una musica in giro, di poterla identificare, magari scaricare, comprare e risentire. Quindi capacità prodigiose che pochi anni fa sembravano appunto patrimonio di film di fantascienza o di tecnologie veramente immaginarie. Sistemi assistiti all'intelligenza artificiale contemplano naturalmente il riconoscimento facciale, aspetti di sicurezza, i sistemi con cui interagiamo con i nostri smartphone, ad esempio attraverso il comando vocale, fino ad arrivare all'assistenza ai sistemi di guida o addirittura ai futuristici, ma già reali, sistemi a guida autonoma, dove non è più un autista umano a guidare il mezzo, ma addirittura un mezzo che si governa del tutto attraverso i sistemi elettronici. Questa novità dell'intelligenza artificiale sembra una novità rivoluzionaria, l'abbiamo paragonata allo tsunami prima, in effetti è una delle varie rivoluzioni che sono accadute nel corso dello sviluppo della specie umana. Ne ricordiamo alcune, ricordiamo la stampa, dove il passaggio all'uso dei caratteri mobili anziché la copia manuale ha permesso la diffusione della cultura con una velocità prima insospettata. La dinamite, che è stata usata sia per scopi bellici sia per scopi di sviluppo civile, fondamentale, da cui il premio Nobel. Il cinema, che ha così partecipato allo sviluppo culturale e sociale, alla coesione delle società, e allo stesso tempo era ricco di preoccupazioni allarmistiche per l'effetto ipnotico, si diceva, che i film potevano avere sulle persone. E quindi, come tutte le rivoluzioni, gli aspetti positivi si uniscono strettamente ad aspetti problematici e complessi che hanno bisogno di essere gestiti sostanzialmente con grande attenzione. Per non parlare di altri fatti rivoluzionari, irrinunciabili, che oggi ci chiediamo come abbiano impiegato così tanto tempo per essere sviluppati, ad esempio il voto alle donne, la parità della condizione femminile, una rivoluzione di natura culturale, e una grande rivoluzione precedente è la rivoluzione che ha visto l'introduzione delle macchine a vapore
nell'uso industriale, ad esempio nella produzione delle telerie, che ha permesso di affrancare il lavoro dalla fatica manuale, almeno di renderlo in parte libero dalla fatica manuale. Questa rivoluzione, che è avvenuta nel corso dell'ultimo anno, con l'introduzione così massiccia dell'intelligenza artificiale, è una rivoluzione non muscolare, ma che riguarda delle funzioni del funzionamento umano che riguardano appunto la neocorteccia, cioè riguarda il pensiero e la capacità di generare discorsi, di generare significati. La stessa introduzione della televisione aveva suscitato grandissimo sgomento. Ci sono notizie, se si va a guardare negli archivi giornalistici, sulle grandi angosce che suscitava la relazione fra persone e televisione. Sappiamo anche che la televisione è stata un grandissimo veicolo culturale che ha collaborato all'alfabetizzazione e allo sviluppo culturale della nostra società, ad esempio. Quindi sempre pro e contro. Nell'ambito informatico, l'utilizzo del computer è passato attraverso delle fasi pionieristiche, dall'uso delle schede perforate, fino ad arrivare a diciamo, meccanismi sempre più complessi, sempre più sofisticati. Lo studio della storia dell'evoluzione dei sistemi informatici è particolarmente interessante perché troviamo a volte dei collegamenti sorprendenti, qualcuno li può aver dimenticati, ma storicamente molto importanti. Ad esempio, la vicenda di Padre Busa che chiede all'IBM di costruire una macchina, di costruire un sistema per consentirgli di fare degli studi linguistici sul corpus tomisticus. E sostanzialmente lì nasce, o ha un grossissimo balzo in avanti, l'applicazione delle tecniche computazionali allo studio del linguaggio, che è una base che vedremo poi diventata essenziale per il tipo di sistemi di intelligenza artificiale di cui stiamo parlando in questo momento. La nascita dell'intelligenza artificiale viene datata circa intorno agli anni 50 e naturalmente questo pone una grossissima questione perché tutto quello che è sufficientemente avanzato dal punto di vista tecnologico alla fine assomiglia molto alla magia. Questa è una frase famosa detta da Clarke, che è lo scrittore alla base scritto il testo 2001 Odissea nello spazio, famosissimo di fantascienza. Parlare di intelligenza ci pone anche la questione molto studiata dai neuroscienziati che riguarda le molteplicità dell'intelligenza. C'è chi parla persino di intelligenza delle piante e ha poco senso comparare una categoria di animale rispetto ad un'altra. Ma nell'ambiente dove ciascuno vive, evidentemente l'intelligenza si sviluppa con le maggiori capacità di sopravvivenza, in senso evoluzionistico, per cui esiste un'intelligenza del calamaro, le formiche hanno un sistema estremamente complesso e le api altrettante. Quindi non possiamo pensare che l'intelligenza sia una caratteristica esclusivamente umana. Il termine intelligenza è stato anche contestato nell'applicazione e si preferisce, chiamarla, più che intelligenza artificiale, intelligenza aumentata, come una sorta di supplemento delle facoltà umane, piuttosto che una facoltà indipendente. L'evoluzione della tecnologia è passata, dicevamo, attraverso le fasi di sviluppo dei componenti elettronici alla base dei circuiti, per cui relè, valvole, transistor. Nel corso degli anni i computer sono passati da dimensioni gigantesche ha una sempre maggiore miniaturizzazione, tanto che oggi, con l'insieme di sistemi e anche di sistemi software, possiamo disporre di mezzi molto potenti anche delle dimensioni di un telefono che sta in tasca. Quindi l'accesso all'intelligenza artificiale è svincolato dai grandi sistemi. Un passaggio storico fondamentale nella definizione di che cosa è intelligenza è il famoso test di Turing, dal matematico che ne aveva parlato, per cui definire che cosa è intelligente è quello che riesce a superare un test di intelligenza in cui l'interlocutore non sa se sta parlando con una persona o se sta parlando con una macchina. Questa è una delle definizioni principali. Altri diciamo, elementi storici nodali per parlare di intelligenza artificiale è il concetto di machine learning. Il concetto di machine learning è l'apprendimento
per poter far svolgere ad una macchina un compito e nei primi tempi di sviluppo di queste ricerche tutto ciò passava attraverso una programmazione, attraverso la costruzione dell'insieme delle regole, ad esempio per il gioco della dama. Questa era una delle innovazioni alla fine degli anni 50, la costruzione di un computer che era in grado di giocare a dama con un partner umano. Poi il sistema si evolve con il gioco degli scacchi e vengono memorizzate infinite partite e continuamente fornite istruzioni perché ci possono essere mosse vincenti di fronte ai vari bivi di scelta delle partite. Poi il sistema evolve, siamo negli anni 80, c'è il periodo dei sistemi esperti, quindi con una programmazione chiara delle informazioni che la macchina deve svolgere, fino a quando avviene una rivoluzione importantissima, dove per l'apprendimento delle macchine vengono applicate delle teorie di tipo matematico. Quindi si tratta di cambiare la prospettiva, ad esempio per ottenere un sistema in grado di manifestare linguaggio, non si insiste più sulla costruzione delle regole teoriche e morfologiche del linguaggio, ma si inizia a guardare le connessioni statistiche tra le componenti di questo linguaggio. C'è una frase famosa di Friedrich Jelinek che dice: ogni volta che licenzio un linguista, la performance del mio sistema di linguaggio migliora. A riprova del fatto che più basandosi sulla statistica che sulla linguistica si miglioravano questi sistemi. Naturalmente lo studio computazionale della lingua ha degli antecedenti, dei precedenti molto importanti. Pensate tutto l'ambito di studio della crittografia, soprattutto durante i due conflitti mondiali, la Seconda Guerra Mondiale, nella lotta fra alleati e asse con l'uso della macchina Enigma, che appunto fu risolto con l'uso dei primi antecedenti dei computer e con nuove teorie matematiche per riuscire appunto a violare questi codici, quindi delle analisi di tipo linguistico, crittologico dedicate. Dicevamo, il costruire sistemi che mostrano delle connessioni vettoriali fra sillabe, lettere, parole, significati, contenuti, è un po' la chiave di evoluzione di questi nuovi sistemi che permettono intanto di poter analizzare su delle basi di comportamenti, formulare anche in mancanza di teoria dell'osservazione. Quindi è possibile capire qualcosa osservando un gran numero di fenomeni e cercando di estrarre delle regole o delle costanti in questi processi. Un'applicazione pratica di queste prime forme di intelligenza artificiale usate in commercio è ad esempio la sostituzione delle redazioni umane in Amazon con delle redazioni, diciamo, informatiche. Amabot è un bot che sostituisce le redazioni umane alla fine degli anni 90. E diventano, cosa sono? Sono i famosi agenti di raccomandazione, cioè quelli che forniscono i consigli per gli acquisti ai clienti che accedono ad Amazon per acquistare un prodotto, ad esempio un libro. Nel 2000, a un certo punto si verifica quello di cui stavamo parlando, che viene progressivamente sviluppato negli anni, che i modelli teorici, cioè costruiamo la buona teoria, viene sostituito dalla ricerca di regolarità statistiche dentro i dati. Cioè si fonda il sistema sul fatto di poter avere una grande quantità di dati per ottenere attenzione. Ricordiamo, attorno al 2020, in particolare questo lavoro, diciamo, cruciale rispetto ai modelli transformer, che sono le nuove forme di intelligenza artificiale, attention is all you need. Quindi i meccanismi di attenzione e queste correlazioni di tipo statistico diventano il fulcro centrale dello sviluppo di questi sistemi. Succede anche un'altra tendenza interessante a partire dagli anni 2000, che è la grandissima abbondanza di contenuti generati dagli utenti sul web. Quindi questo porta ad una quantità di dati prodotti, anche di dati personali, sensibili, di consumo, di abitudini. C'è chi ci ricorda che viene proprio a cavallo di questi anni un passaggio molto importante, perché se prima
l'informatica richiedeva delle competenze prevalentemente tecniche, con i sistemi che si stanno affermando, in particolare dell'intelligenza intelligenza artificiale generativa, le competenze per poterli maneggiare sono competenze di natura relazionale e persino umanistica. Per cui il linguaggio di programmazione, che rimane sempre in sottofondo l'elemento centrale, ma nell'interazione con l'utente, l'utente può usare parole per generare testi, può usare parole per generare video, per generare immagini, e questo cambia il livello di fruibilità di questi sistemi, rendendoli di fatto disponibili a un grandissimo pubblico. Succede a un certo punto una caratteristica: la macchina per giocare a dama era stata programmata, la macchina per giocare a scacchi era stata programmata, la macchina che serve per vincere col campione mondiale di Go impara a giocare sviluppando da sola l'abilità, dopo essere stata impostata in partenza. Perché? Perché continuando a giocare e osservare partite acquisisce e migliora le competenze. Questo è un processo rivoluzionario, e questo ha a che fare con i processi da un lato di machine learning e dall'altro di deep learning, e quindi di sviluppo di capacità di autoapprendimento sempre più evolute. Una delle caratteristiche di questi sistemi è il deep learning, in cui è richiesto meno intervento umano, quindi in termini di programmazione preventiva, ma allo stesso tempo sono richiesti più dati. Quindi più si osservano i fenomeni, più è possibile ottenere inferenze e miglioramento del sistema. Quindi si pone il tema di su quali fonti basare lo sviluppo di questi sistemi. Beh, intanto l'interesse rispetto alla produzione letteraria e scritta è stato esempio famosissimo nella cinematografia, I tre giorni del Condor, film dove una cellula della CIA studia la carta stampata per cercare di estrarre e ricavare messaggi segreti o informazioni in codice. Siamo ai primordi dello studio computazionale assistito dai computer dei testi, ma a un certo punto nel 2004 c'è qualche cosa che è più apparente, anche se con degli aspetti naturalmente tutti da approfondire, quando Google inizia la digitalizzazione di tutti i libri del pianeta. Circa 130 milioni di testi vengono digitalizzati. Non si capisce se è un'opera filantropica oppure se c'è un interesse economico. Questo viene concesso grazie anche alla questione del fair use, per cui per usi culturali tutti i testi possono essere scannerizzati. Google ne dispone e di fatto finisce per mettere le mani sulla conoscenza intera linguistica della lingua scritta di tutto il mondo, che è un evento di una portata che vedremo straordinaria. Google ha mantenuto sempre riservato in molti aspetti di questo progetto, e il punto è che i destinatari non sembrano essere soltanto studiosi, intellettuali, scienziati che si occupano di storia, di lingua o di altre discipline, ma l'obiettivo è di alimentare le macchine per programmare attraverso questo immenso patrimonio di connessioni linguistiche e statistiche tra termini, parole, lemmi e significati. In tutto questo ci sono anche degli altri aspetti curiosi. Pensate solo al grandissimo investimento sulle ricerche genealogiche, in parte anche connesse a ricerche genetiche fatte dal gruppo dei Mormoni negli Stati Uniti, che ha come idea fondante la propria religione il fatto che le persone che sono state battezzate anche post mortem risusciteranno nel giorno del giudizio, per cui c'è una ricostruzione capillare in molti paesi. In Italia è stato un po' meno diffuso anche per questioni legate alla Chiesa Cattolica, ma sostanzialmente la ricostruzione degli alberi genealogici fino a quando è possibile ricostruirli nel mondo. Dicevamo, l'intero patrimonio librario internazionale quasi completamente è confluito nel progetto di Google Books, e poi a un certo punto sono stati, diciamo, materia grezza che ha alimentato questi studi, tutta l'infinita serie di produzioni di testi, di chat, di social, di video, che forniscono appunto materiale da analisi per lo sviluppo di conoscenza rispetto al linguaggio e significati. Si dice: data is new oil,
i dati sono il nuovo petrolio, perché la ricchezza di questi, in questo attuale contesto, è data dalla possibilità di avere dati da cui ricavare informazioni e previsioni, ad esempio previsioni comportamentali. Quali sono le possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale? Beh, sono pressoché infinite, perché le vediamo già oggi dall'internet delle cose, la robotica, le traduzioni automatiche, gli assistenti personali, insomma, quasi ogni ambito della vita sociale e di relazione sembra poter avere un influsso utile da parte dell'intelligenza artificiale. Anni fa, per divertimento, interrogavamo l'oracolo di Apollo. Beh, le cose sono diverse, ma sono ancora molto simili, perché interagire con l'intelligenza artificiale è come interpellare un oracolo. Addirittura questa facoltà qualcuno cerca di venderla a prezzi piuttosto cari, sfruttando l'effetto della novità, e tanto che si parla di prompt design come se fosse una disciplina a sé stante. Interrogare l'oracolo, però, in realtà non si impara facendo tanto corsi a pagamento, quanto mettendosi in relazione con questa nuova tecnologia e cercando di capire la formulazione migliore per interrogarla. L'interrogazione si chiama prompt, che sarebbe la domanda. La domanda, come in ogni ambito comunicativo, quindi anche la psicologia, può consistere in una domanda aperta, quindi che stimola una risposta ampia, in una domanda chiusa, che spinge, porta ad una risposta, ad esempio, selezionata fra più scelte, oppure un dato esclusivamente numerico, oppure possiamo chiedere delle informazioni, possiamo chiedere delle istruzioni, e quindi nella domanda e nella qualità della domanda ci sarà anche la qualità della risposta. Questi sistemi sono anche in grado di modulare altri aspetti della comunicazione che riguardano aspetti formali, aspetti di informalità, di creatività, di persuasione, quindi aspetti del modo con cui il discorso viene costruito, e i sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di rispondere sia sotto forma testuale, sia sotto forma di codice, ma anche generare immagini, generare video e generare audio, quindi modalità di risposta multimediali. Fra le informazioni importanti del prompt c'è di poter indicare la lunghezza della risposta: voglio una risposta breve, voglio formulare una breve frase, fammi un lungo racconto. Lo stile, appunto, dicevamo formale, informale, sobrio, tecnico, spiritoso, e il tema, oggetto, appunto, del elaborato da parte dell'intelligenza artificiale. Un aspetto interessante e sorprendente è che la risposta della macchina si migliora dentro una relazione, per cui se io, generalmente in modo educato, do un riscontro, sono contento o non sono contento, bene oppure preferisco meglio, sostanzialmente c'è una correzione del tiro progressiva, e incoraggiando a fornire ulteriori dettagli e precisazioni, è molto importante attendersi non la prima volta il risultato soddisfacente, ma pensare nell'ottica di un miglioramento progressivo. Questa è una delle regole empiriche per meglio usare il sistema di intelligenza artificiale conversazionale attraverso l'uso dei prompt. Che cosa servono, dicevamo, queste applicazioni? Una è la cosiddetta, a me non piace tanto, creazione di contenuti. Chi fa marketing ha bisogno di messaggi per raggiungere la propria clientela e i propri utenti. Questi sono i contenuti che per un studioso può essere l'elaborazione di uno studio, quindi qualsiasi contenuto testuale. Le applicazioni prevedono anche la risoluzione di problemi. Spiego qualche cosa che non va e chiedo un consiglio per una correzione. Il codice, in ambito informatico, molti sistemi assistono, non sostituiscono il programmatore, ma possono assistere il programmatore. Possono essere usati per personalizzare l'esperienza dell'utente, ad esempio in un sito in cui ci può essere un'interazione, ad esempio un'assistenza piuttosto che una valutazione di qualità percepita. Possono essere usati molto nella formazione e nell'assistenza clienti, quindi ambiti che spaziano dalla ricerca alla comunicazione al marketing, di grande interesse, soprattutto
dove la comunicazione è mediata da mezzi tecnologici e non dalla presenza e dalla partecipazione a tu per tu in presenza. Vediamo ora qualche cosa dei principali programmi ed app di intelligenza artificiale. Nel corso di questo ultimo anno c'è stata un'evoluzione molto rapida. Abbiamo detto che ChatGPT ha iniziato come primo prodotto diffuso in commercio, con anche però alcune difficoltà iniziali, e nel contempo, quasi contemporaneamente, si sono affiancati altri sistemi, ad esempio Bing, Bard di Google, piuttosto che Aria, e immediatamente sulle cronache giornalistiche è stato dato grandissimo risalto mediatico a queste tecnologie. Personalmente ho avuto modo dall'aprile 2023 di poter utilizzare sia su tablet sia sul cellulare che su PC fisso questi sistemi, ad esempio Aria, che era integrato nel browser Opera, Bard, che adesso è diventato Gemini da poco tempo, Bing, anch'esso che ha avuto una metamorfosi diventando Copilot, e poi ChatGPT 3, che rimane la versione gratuita, e ChatGPT 4, che è la versione invece a pagamento di OpenAI. E da ultimo Anthropic Claude, che è stato un prodotto molto promettente, ma in parte bloccato a lungo in Italia nell'accesso, per cui occorreva avere un account straniero. Primi esperimenti sono consistiti nel verificare la qualità delle risposte che questi sistemi danno. Empiricamente avevamo visto che Bing risponde in modo aggiornato, potendo navigare su internet, Bard aveva un limitato accesso alle fonti, Aria rispondeva in modo aggiornato ma senza fornire riferimenti, ChatGPT 3 era limitato nel suo patrimonio di dati di programmazione fino al 2021 e ChatGPT 4 poteva estendere il suo patrimonio di conoscenze attraverso i cosiddetti plugin, cioè delle piccole aggiunte che permettevano la navigazione in rete. Il sistema evolve, i primi test sono test che potete fare anche voi, sono di verificare cosa trova ad esempio su di voi, che è un dato non banale, che cosa è presente dal punto di vista delle informazioni in rete. Bing dava delle risposte coerenti, Copilot altrettanto, Bard non era in grado di trovare informazioni, non potendo avere un accesso aggiornato, poi Bard diventa Gemini, o Gemini, come si dice, anche qui denuncia di poter poco interagire con la rete, Aria dice delle cose corrette, ChatGPT 3 dice di non essere aggiornato, e ChatGPT 4 dà invece, con l'accesso alla rete, delle informazioni coerenti, pertinenti e molto utili. Anthropic Claude invece inventa che io sarei un conduttore televisivo, quindi diciamo assolutamente poco attendibile. Questo è molto interessante perché ci ricorda uno dei principali problemi dell'intelligenza artificiale. Essendo non un sistema di intelligenza, ma un sistema di, qualcuno lo chiama pappagallo stocastico, pappagallo statistico, quindi che costruisce un discorso verosimile, ma non necessariamente vero, c'è un problema legato alla verifica delle informazioni che si possono riscontrare. Quindi ci possono essere fenomeni chiamati allucinazioni di notizie servite come se fossero vere, con la stessa qualità formale, ma assolutamente ingannevoli. Quindi questa è la prima attenzione, per cui di fronte ad ambiti sensibili, pensate salute di pazienti, pensate gestione di processi che comportano rischi, pensate verifica di affermazioni da cui può conseguire un'ipotesi di reato o una sanzione, assolutamente non può essere delegato soltanto alla macchina, anzi la macchina è da considerare come un assistente solerte, ma tutto sommato non così tanto affidabile. Abbiamo poi chiesto a questi sistemi di allestire delle proposte di seminario, in particolare seminari di tipo meccanico, e tutti sono stati in grado di formulare una proposta molto coerente, con una tabella di marcia molto ben realizzata, come un assistente appunto sarebbe in grado di predisporre una prima bozza di un programma e poi da sviluppare naturalmente con
discussione, meditazione, riflessione. Quindi abbiamo detto che è difficile che il sistema sostituisca in toto le nostre funzioni, anzi non è quello da attendersi, ma può costituire una base, intanto che rompe un po' l'inerzia di affrontare un tema nuovo e dà lo spunto per poi avere una base su cui sviluppare qualcosa di più elaborato e sofisticato. Tutti i sistemi sembrano in grado di svolgere queste funzioni, cioè di generazione di contenuti, in modo attendibile. Ci sono poi altre piattaforme che semplicemente ricordo, una di queste è Po, che dà un accesso a più sistemi di intelligenza artificiale, anche gratuitamente, con una diciamo, modalità un po' diversa. Altro sistema promettente è Perplexity, che alcuni propongono in uso come se fosse un motore di ricerca. Sostanzialmente. Concentriamoci su ChatGPT-4, che è il sistema che ha avuto poi più diffusione nell'ultimo anno nel nostro contesto. All'inizio non era possibile la navigazione in rete, occorrevano i plugin, dopodiché è stata possibile il miglioramento integrando delle funzioni, ad esempio la possibilità di leggere i PDF. Poi poteva essere un'applicazione più ludica la possibilità di giocare a scacchi, cioè venivano date delle funzioni elaborate molto importanti. ChatGPT-4 si accede con una quota a pagamento di circa $24 più le tasse, circa €24 al mese, quindi una cifra consistente ma in qualche modo sostenibile, secondo me anche ampiamente ripagata per le applicazioni pratiche. Ed è facile disdire, è facile uscire, quindi c'è un meccanismo trasparente dal punto di vista dei pagamenti, nota a margine, visto che a volte invece è molto difficile potersi svincolare da accordi presi con provider online. Per un certo periodo di tempo molte funzioni sono state garantite dai plugin, che erano appunto delle aggiunte al programma di ChatGPT, diciamo convenzionale, ChatGPT-4, e più di recente le funzioni principali sono state integrate tutte nella versione Plus o Plus, per cui la generazione di immagini, l'elaborazione dei dati e altre funzioni sono tutte possibili ricorrendo meno a queste addende, a questi sistemi integrativi. Vediamo adesso quali sono delle funzioni utili intanto a un pubblico generalista rispetto all'intelligenza artificiale. Intanto l'intelligenza artificiale per comunicare, uno degli usi basi c'è la generazione di immagini, da lì due producere immagini bellissime di ranocchie colorate. Un tempo per produrre immagini di fantasia, cioè uno pensava un'immagine e la realizzava, aveva bisogno come minimo di un studio fotografico o addirittura di Hollywood. Quindi la possibilità di generare immagini era fuori dalla portata di un singolo. A un certo punto c'è una rivoluzione. Con i sistemi come Bing, DALI e quelli integrati in altri motori di altri strumenti di intelligenza artificiale, fino a ChatGPT-4 che ha integrato DALI 3, che è un sistema evoluto di generazione di immagini, è possibile dare istruzioni dicendo parole, quindi senza scrivere nessuna riga di codice, e generare immagini coerenti rispetto alla descrizione. Naturalmente la pratica è essenziale, occorre un perfezionamento continuo, ma è qualcosa di molto facile da generare. Una delle cose più spiritose che abbiamo fatto in questi esperimenti è di trovare il prompt che è in grado di generare una figura Lego corrispondente all'amico, qui in caso è Carlo Alfredo mio, il mio personaggio trasformato in Lego, è totalmente realizzato dando istruzioni verbali, spiegando che cosa deve disegnare, che cosa deve realizzare come immagine la macchina. Ci sono delle applicazioni di interesse, ad esempio, nella didattica della clinica, pensate tutto il tema della rappresentazione di persone malate che possono essere importanti per veicolare un messaggio di prevenzione, di attenzione, di trattamento, di solidarietà, ma con grandi vincoli rispetto alla privacy. E pensate invece a generare immagini in cui i soggetti non esistono,
e quindi il bene della privacy è soggetto a una tutela diversa, quindi immagini inventate ma verosimili. Queste sono immagini che rappresentano una persona malata e un operatore sanitario in cui non è stato necessario far firmare privacy proprio perché non sono figure reali ma sono figure inventate. Si possono costruire scenari al limite dell'allucinatorio con anche degli effetti molto particolari, immagini usando, descrivendo i contenuti, ma descrivendo anche lo stile. In questo senso, conoscere le regole fondamentali della storia dell'arte, gli elementi centrali, permette quindi di avere una gamma intanto di fantasia e poi di poterla tradurre materialmente in scenari reali. Parlavo del Festival della Magia, dove avrei parlato a San Marino, e per questo evento avevo immaginato degli scenari magici, li avevo scritti, forniti come istruzioni scritte all'intelligenza artificiale, ed ecco generate immagini di una biblioteca tipo di magia, in cui c'è il cappello cilindro, ci sono gli oggetti molto evocativi, tutto realizzato semplicemente con una spiegazione. Quindi non ci sono state quinte, costumi, oggetti di cartone, scenografie, ma semplicemente tutto descritto. E questa è una lezione con un professore anziano, un professore giovane, che parlano di intelligenza artificiale di studenti. È totalmente inventato. E addirittura, questa ve la faccio vedere, nasceva indubbiamente per la conferenza sulla magia, ma è possibile modulare l'emozione delle figure protagoniste della scena. Per cui appare un cervello dell'intelligenza artificiale e via via la compagna, l'assistente del mago, ha un'emozione di stupore crescente rispetto alla comparsa di questa immagine. Quindi è possibile anche aggiungere delle tonalità emotive alle immagini. È possibile comporre immagini di tipo grafico tradizionale, addirittura con stili. Questi sono ex libris dei primi del Novecento, che mi sono divertito a fare in stile Liberty, sostanzialmente. Oppure è possibile fare immagini con cromie, costamente di colori tipici del linguaggio dei libri per bambini o di un certo tipo di grafica. E è possibile immaginarsi, qui era stato fatto per alcune situazioni appunto che riguardano la storia dell'illusionismo, ricostruire idealmente situazioni che avrebbero bisogno di comparse, costumisti, spese assolutamente insostenibili, invece le possiamo materializzare, comprese le più bizzarre, come le giocche alle rane o il cavallo che sa contare, tutto esclusivamente descrivendo degli scenari e usando parole e nessuna capacità grafica. Dopo questa disamina su aspetti comunicativi, di uso comunicativo dell'intelligenza artificiale, quindi non siamo ancora in ambito clinico, ne vediamo ancora degli altri, sempre di tipo pratico. Uno dei temi importanti è quello della ricerca di informazioni. Per molto tempo, soprattutto in ambito sanitario, la ricerca delle informazioni è transitata attraverso i motori di ricerca. Prima di internet l'accesso alle informazioni sanitarie era molto limitato, esistevano le enciclopedie mediche e poi più di recente i quotidiani avevano iniziato a parlare di salute con degli inserti dedicati, ma sostanzialmente l'accesso alle informazioni mediche era quasi esclusivamente riservato ai professionisti. Poi a un certo punto col web c'è stato un cambiamento di questa diciamo dimensione anche di potere informativo, per cui oggi tutti virtualmente possono avere accesso a informazioni di ogni tipo. Il punto è con che tipo di qualità e con che tipo di filtro. Anni fa, in uno studio fatto all'Istituto dei Tumori di Milano, la pediatria, trovammo che ad esempio gli adolescenti che cercavano notizie su una loro patologia trovavano soltanto video commemorativi di storie sanitarie che erano andate male, anche se la patologia era in gran parte curabile e quindi dovevano essere dati dei messaggi decisamente più incoraggianti. Il punto interessante è che in questi ultimi tempi, grazie all'emersione, allo sviluppo del sistema di intelligenza artificiale, le persone potrebbero o stanno già indirizzandosi verso avere accesso ad informazioni sanitarie immediate da questi sistemi di intelligenza artificiale. E per vicende sanitarie personali mi sono trovato a scrivere e pubblicare un lavoro
attorno alle informazioni che si trovano su una patologia rara, il timoma, la sindrome di Good, attraverso le varie fasi della malattia in cui queste domande venivano poste ai principali sistemi di intelligenza artificiale, che rispondono in modo attendibile, sì, rispondono in modo molto interessante e attendibile. Il punto centrale è che manca un riscontro di assoluta certezza, per cui si potrebbe incontrare una risposta fuorviante o addirittura pericolosa sulla base di quei meccanismi che abbiamo definito di allucinazione. Comunque le risposte che vengono date e che non possono sostituire mai il parere di un clinico o un ragionamento diagnostico, diagnostico differenziale, però sono di una qualità che merita senz'altro interesse, anche per essere integrate a servizio e supporto dei processi clinici. Fra gli usi dei sistemi di intelligenza artificiale degli ultimi tempi che si sono diffusi c'è sistemi come Perplexity che offrono delle caratteristiche di recupero informazioni analoghe a quelle dei motori di ricerca, solo che interagiscono in una maniera che sembra particolarmente performante. Vediamo altri usi avanzati. In ambito scientifico ci sono degli altri usi avanzati, particolarmente interessanti, che sono balzati alle cronache nell'ultimo anno in modo prepotente, perché ad esempio alcune riviste, soprattutto del gruppo Nature, hanno accettato contributi in cui uno degli autori risultava ChatGPT. Immediatamente si è scatenato un grossissimo dibattito perché è evidente che ChatGPT non ha una figura giuridica e quindi una responsabilità personale rispetto ad un lavoro scientifico. Questo è un tema particolarmente cruciale. Viceversa, non sembra avere un senso oppure un bando assoluto rispetto all'uso di queste tecnologie. Il problema è che uso di queste tecnologie noi possiamo fare. ChatGPT sembra in grado non di generare un lavoro schiacciando un pulsante e dandogli semplicemente un comando banale, genera un lavoro con questo titolo, perché non è così che viene governata l'intelligenza artificiale in modo intelligente, ma dal punto di vista pratico è possibile smontare il processo di redazione di un contributo scientifico e far svolgere dal sistema di intelligenza artificiale delle parti importanti che possono ad esempio ridurre il tempo complessivo di preparazione al lavoro oppure possono svolgere delle funzioni poi da verificare ma che possono dare un contributo significativo nella produzione scientifica. Una delle caratteristiche più interessanti che è alla portata di chi ha un abbonamento a ChatGPT-4, quindi dicevamo accessibile, ad oggi poche istituzioni hanno abbonamenti istituzionali, quindi generalmente un singolo ricercatore, un singolo clinico devono ricorrere all'abbonamento personale, ma è l'uso per elaborazione dei dati statistici. Tradotto in altre parole, io ho un file di Excel con dei dati, lo carico, faccio l'upload col comandino più della maschera di ChatGPT-4 e chiedo di fare delle correlazioni statistiche. Che cosa sono questi dati? Che medie, mediane, sei in grado di generare? E fino a delle elaborazioni statistiche e la produzione di grafici via via più complessi. Uno degli primi esperimenti che ho fatto è usato il dataset dei dati dei naufraghi del Titanic e chiedendo la domanda famosa se c'è una correlazione fra classe del biglietto e sopravvivenza, dando i dati grezzi, ChatGPT fa l'elaborazione e dimostra che chi viaggiava in prima classe aveva nettamente più possibilità di sopravvivere rispetto a chi viaggiava in terza classe. Dato già ben noto, ma con una verifica sperimentale attraverso un dataset pubblico, un dataset che si usa per le ricerche. Si vedono un sistema analogo in cui l'intelligenza artificiale ha fatto una parte, ovviamente non tutta l'elaborazione, è in questo lavoro che ho appena pubblicato in febbraio sulla qualità delle risposte su una patologia rara date da 4 sistemi di intelligenza artificiale, dando dei punteggi qualitativi con dei valutatori umani che appunto valutavano le risposte. Quindi capacità molto interessanti di data analysis che possono non sostituire né il metodologo, né il ricercatore, né lo statistico, ma fornire un utile aiuto, ad esempio, sui tempi e sulla disponibilità.
Altro aspetto importante è la quantità enorme di letteratura scientifica che un clinico o un ricercatore deve conoscere, i tempi per la lettura e i tempi per la selezione sono molto ampi, se si fa un lavoro di revisione della letteratura, una revisione sistematica, occorre leggere una grande quantità di studi. Beh, con i sistemi di intelligenza artificiale è possibile, ad esempio, generare abstract o interrogare sulla base di quesiti specifici il contenuto di un testo in PDF o di un file di testo. Questa è una funzione che ChatGPT-4 svolge, ma ci sono anche altri sistemi commerciali, più o meno a pagamento, alcuni sono in forma gratuita, qui abbiamo una tabella riassuntiva, lo fa Claude AI, Perplexity, ChatGPT, PDF AI, cioè vari sistemi che sono in grado di esplorare un PDF e di dare risposte a quesiti, quesiti specifici sul contenuto. Quindi un grande risparmio di tempo. Sulle revisioni sistematiche di letteratura e l'uso dell'intelligenza artificiale si è pronunciato a una pagina del sito molto interessante, il King's College di Londra, che poi vedremo, e questo utilizzo dell'intelligenza artificiale mi è stato particolarmente di aiuto, ad esempio, la preparazione di un convegno a gennaio sul tema delle cure palliative nell'ambito degli adolescenti, dove ci siamo trovati a, ad esempio, generare delle immagini particolarmente interessanti e suggestive, l'abbiamo detto, senza problemi di privacy e riservatezza, ma anche ci siamo trovati a fare sintesi di articoli letti in grande quantità per farsi delle idee più precise sui temi da portare a discutere durante questa presentazione. Quindi parte del lavoro supportato dalle capacità di analisi e sintesi rapida di questi sistemi. C'è un aspetto importante che riguarda la letteratura scientifica, che riguarda le convenzioni con gli editori. Per cui a volte da un giorno all'altro le convenzioni vengono sospese e quindi i sistemi di intelligenza artificiale non sono più in grado di entrare nei lavori in esteso e quindi collegarsi alle banche dati. Questo attualmente è probabilmente uno dei limiti più grossi, fino a che non sarà risolto, magari con degli accordi come quelli della musica per Spotify, quindi per contenere i costi, che sappiamo essere una grossa area di interesse economico, e però naturalmente la possibilità di esplorare la letteratura scientifica con i sistemi di intelligenza artificiale è una delle priorità dello sviluppo di questi sistemi. Ci sono degli altri strumenti che vale la pena di citare, che possono essere interessanti, ad esempio la possibilità di avere sintesi di video, per cui se c'è un video molto lungo che non ho tempo di sentire, attraverso alcuni programmi, quindi tipo video highlight, c'è la possibilità di avere un riassunto automatizzato di questo, piuttosto che la generazione di mappe concettuali, programmi tipo Algor che sono in grado di generare rapidamente mappe concettuali a testo. E apriamo il capitolo che riguarda la didattica. Ovviamente è molto complesso, di cui io non sono assolutamente competente su tutti gli ambiti, perché ci sono degli aspetti senz'altro detonanti rispetto all'uso di queste tecnologie nella fascia della scuola elementare, della scuola media e anche del liceo, dove l'apprendimento di certe capacità deve per forza avvenire, ma quando parliamo di educazione degli adulti e di studi universitari probabilmente ha poco senso proibire questi sistemi. Dall'altra occorre anche ripensare al ruolo dei docenti di fronte alla disponibilità di questi strumenti, che rischiano da un lato di dare un'idea di svalutazione delle nozioni, in fin dei conti basta interpellare la rete e si ha la risposta all'oracolo, invece cultura e conoscenza richiedono di possedere un metodo critico, ad esempio sul vaglio delle fonti e sull'osservazione critica delle risposte che si ottengono. Quindi questo è un passaggio fondamentale che deve essere insegnato, per cui senso la proibizione nella maggior parte degli atenei evoluti le misure sono state non di proibizione assoluta ma una misura di dialogo. In questo il King's College di Londra ha una pagina dedicata all'intelligenza artificiale, ad una sezione dedicata a delle iniziative in cui tutti gli ambiti della formazione universitaria hanno dei principi regolatori, per cui il principio più importante
per questo si parte da un problema, ci si chiede quale strumento di intelligenza artificiale sia adatto, si interagisce con lo strumento e alla fine si riflette se il processo è stato vantaggioso sulla qualità di... cioè sostanzialmente c'è un negoziato, c'è un'interazione con tre principi, uno che l'uso dell'intelligenza artificiale sia con la persona al centro, quindi non una sopravvalutazione della tecnologia, che prevalga l'uso della capacità, lo sviluppo di capacità, piuttosto che l'uso di un singolo prodotto commerciale, e che ci sia un'evidenza sul lato della responsabilità, cioè che l'utilizzatore è responsabile dello strumento, rendendo l'intelligenza artificiale analoga a qualsiasi altro strumento tecnologico, che sia arma da fuoco, che sia mezzo di trasporto, che sia qualche cosa che può essere contemporaneamente utile ma anche pericoloso. E l'obiettivo, la proposta di questa istituzione è di costruire una circolarità di sviluppo in modo da poter far evolvere la conoscenza attorno a questi temi. Sempre in ambito clinico, diciamo formativo, pensate ad esempio che è possibile avere delle analisi dal punto di vista stilistico, formale, contenutistico, analoghe ad una revisione. Per cui se io voglio valutare un mio lavoro, posso farmelo valutare da ChatGPT, come farebbe un revisore, e naturalmente con degli elementi di limite, ma possiamo farlo valutare da un revisore di cui specifichiamo le competenze, un docente universitario di una certa disciplina. Questo è molto interessante per un processo di autoformazione o di autovalutazione. Questo è qualcosa che è ancora forse poco applicato. Dall'altra, l'evoluzione di questi sistemi in grado di dare risposte corrette quasi a tutto dà una svolta sui sistemi di valutazione. Probabilmente i test a crocette saranno ancora poco sostenibili. Tra l'altro, ChatGPT è in grado di sostenere il test per diventare avvocato e medico negli Stati Uniti, per cui diciamo non ci sono limiti di natura nozionistica che non vengano superati da questi sistemi. E qui rimanda al tema più in generale di quanto l'educazione sia fornire nozioni oppure sviluppare attitudini e virtù, quindi anche ispirare gli allievi. E questo è un tema che l'intelligenza artificiale da sola probabilmente non sarà in grado di fare, e quindi il ruolo di docenza rimarrà un ruolo che ha personaggi, protagonisti umani, anche però aiutati da tecnologie. Vediamo il tema delle applicazioni mediche. Le applicazioni mediche, nel marzo del 2024 ho potuto seguire all'Istituto dei Tumori di Milano un corso formativo molto interessante sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale nella ricerca e nella pratica, e il tema della ricerca biomedica ovviamente è da anni che se ne parla, perché l'utilizzo dei big data ha a che fare, ha naturalmente grande vantaggio nel impiego dei sistemi, di questi sistemi informatici su, ad esempio, i repertori di componenti chimici per evidenziare poi delle caratteristiche biologiche o molecolari in grado di farli diventare dei farmaci promettenti. Quindi si tratta di uno dei temi di cui da anni c'è grande lavoro in ambito biomedico, o l'ottimizzazione delle molecole. Quindi l'intelligenza artificiale può essere usata per ottimizzare strutture molecolari e sviluppando quindi farmaci che sono più efficaci e hanno meno effetti collaterali. Oppure la costruzione di modelli di interazione appunto fra farmaco e molecola, riducendo quindi modelli computazionali che riducono la necessità di sperimentazione in vivo e permettono maggiore efficacia, sicurezza e maggiore velocità nelle sperimentazioni. Ci sono esempi come AlphaFold di DeepMind, che permette una rappresentazione tridimensionale delle proteine e vedere l'interazione di queste proteine con i processi di funzionamento appunto del corpo umano, e sviluppando, quindi facilitando la scoperta di farmaci mirati, fino allo sviluppo ad esempio di farmaci come l'antibiotico alicina, di cui si è parlato spesso sui media,
che è stato sviluppato e ha preso il nome dal 9000, che è l'intelligenza artificiale del film 2001 Odissea dello spazio di Kubrick, quindi con questo nesso fra fantascienza e scienza un po' vertiginoso. Fra gli ambiti importanti, emergenti dell'uso dell'intelligenza artificiale in medicina c'è l'assistenza alla diagnosi. Ad esempio, nell'ambito dell'anatomia patologica, quindi l'uso di sistemi di intelligenza artificiale a supporto della diagnosi anatomopatologica, ad esempio PATAI, e più in generale l'intero discorso dell'imaging medico, dove sono disponibili grandi repertori di dati grezzi e dati correlati a dimensioni di patologia e di prognosi e di trattamento, e su questo si possono fondare delle conoscenze importanti. Solo tre discipline a caso: la radiologia, dove il corpus delle immagini radiografiche date in pasto dall'intelligenza artificiale è in grado di generare connessioni maggiori di quelle della memoria di un singolo clinico; l'anatomia patologica, dove l'incrocio di marcatori sia morfologici che molecolari, che di altro genere, naturalmente attraverso sistemi di questo genere può generare connessioni interessanti, e il riconoscimento, ad esempio, delle immagini dermatologiche. Quindi, dicevamo, la diagnostica per immagini in generale è un settore emergente che si basa però appunto sulla disponibilità di grandi quantità di dati e di un programma di addestramento specifico. Ci sono anche applicazioni utili, emergenti in alcuni ambiti, ad esempio il riconoscimento di anomalie genetiche attraverso il fenotipo, questo Face to Gen, che è un'app basata sull'intelligenza artificiale disponibile in un semplice smartphone. Quindi anche tecnologie che possono essere a disposizione nella tasca del camice, non più soltanto su grandi impianti. Un'altra partita di cui si parla spesso quando si parla di intelligenza artificiale in ambito sanitario riguarda la personalizzazione dei trattamenti, perché esistono studi, in particolare Watson di IBM, sul tema della diagnostica, soprattutto in ambito oncologico, di altre patologie complesse, dove una grande quantità di dati clinici analizzati dall'intelligenza artificiale permetterebbe di avere maggiori conoscenze in termini anche di trattamento e di prognosi dei pazienti. A questi sistemi si sono accompagnati anche moltissimo impatto dal punto di vista informativo e pubblicitario, ma naturalmente il problema è l'applicazione pratica in contesti dove, ad esempio, i dati non sono né centralizzati né disponibili all'analisi da parte di questi grandi sistemi di intelligenza artificiale. E questo tema è risolto e risolvibile in modo diverso a seconda delle nazioni. Pensate, ad esempio, in Cina, dove il concetto di privacy è diverso e dove la disponibilità dei dati da parte del governo è praticamente assoluta, rispetto ad altre nazioni come quelle occidentali, come quelle europee, dove il criterio della privacy è sovraordinato a qualsiasi altra considerazione, e quindi naturalmente questo rende più difficile iniziative di centralizzazione di questo genere e di analisi basate sui grandi numeri, ed è un discorso in continua evoluzione. Altre applicazioni è il monitoraggio continuo dei pazienti, anche attraverso sensori disponibili sul corpo del paziente, dispositivi indossabili, il miglioramento dei percorsi clinici, perché naturalmente tutte le fasi del processo di cura possono essere trasformate in dato e analizzate e sottoposte ad analisi, revisione e ottimizzazione. Ed esistono sistemi che possono, almeno nella linea teorica, poi l'attuazione pratica è ancora in gran parte da verificarsi, dando supporto, alla luce delle evidenze scientifiche, alla lettura, alla diagnosi differenziale delle manifestazioni che il paziente presenta come problema, per cui sostanzialmente un affiancamento di elementi in grado di sostenere la decisione del medico. Naturalmente, anche qui abbiamo una distanza fra teoria e pratica che deve essere colmata. Qualcuno segnala, ad esempio, che avere più diagnosi possibili senza una loro
reale gerarchizzazione con un peso specifico, quindi le diagnosi più probabili compaiono accanto a quelle meno probabili, in realtà corre il rischio di complicare il processo diagnostico medico e addirittura di aumentare degli aspetti, diciamo, negativi, come l'aumento dei costi sanitari della medicina difensiva. Quindi un maggiore aggravio di esami, perché la macchina segnala che potrebbe anche esserci una possibilità di evenienza rara. Quindi è un tema su cui avere moltissima attenzione ed è necessario un grande dibattito. Quindi questo ambito che abbiamo definito quello del CDSS, cioè della Clinical Decision Support System, sistemi automatizzati che sostengono la decisione clinica, tra cui sistemi come Isabel, e che sono basati su questo insieme di raccolta di elementi centrali che sono i pazienti, l'intervento, la comparazione con un gruppo di controllo e poi l'outcome, cioè i risultati delle procedure. Questi sistemi di supporto alla decisione clinica sono appunto una dimensione promettente, ma che ancora non vediamo utilizzata routinariamente in clinica e necessita senz'altro di molti passi di evoluzione, di dibattito, ragionamento, sperimentazione, e però naturalmente le applicazioni del machine learning sono anche altre aree di interesse clinico. Ad esempio l'alleggerimento del carico lavorativo degli operatori. Esiste negli operatori sanitari un carico di burocrazia, di gestione più amministrativa che non clinica, ad esempio, che potrebbe avere un certo vantaggio. Pensate alla risposta delle mail, piuttosto che la ricerca di documentazione sanitaria, la stesura di riassunti di storie cliniche, e dove naturalmente bisogna bilanciare efficacia, efficienza e sicurezza. Questi sono appunto i criteri fondamentali. In più ci sono aspetti che riguardano la comunicazione, altro ambito sempre di grande importanza e rilievo nell'ambito sanitario. E il punto è la distanza che ci può essere fra teoria e pratica, per cui in contesto sanitario, ad esempio, le reti informatiche possono non essere particolarmente sviluppate, oppure possono non esserci possibilità di condivisione di dati. E questo fa sì che fra la distanza teorica offerta dall'intelligenza artificiale e l'attuazione pratica ci sia un po' come andare alla guerra, fare la guerra con le scarpe di cartone. E quindi questo richiede anche uno sforzo da parte della comunità appunto clinica, dei sanitari, di poter generare osservazioni, analisi e proposte di cambiamento, partendo proprio dalla realtà clinica quotidiana. Ci sono varie applicazioni che sono interessanti appunto a supporto più lato, più generale del clinico. Pensate che interi settori, ad esempio delle relazioni con le banche da parte degli utenti, sono delegate nel primo livello dei chatbot, che sono in grado di dare già delle risposte di prefiltro prima di arrivare all'operatore umano. Probabilmente in alcuni ambiti sanitari, come appuntamenti, gestione di altro genere, questo uso di tecnologie può essere estremamente interessante, così come nel disbrigo della messaggistica, piuttosto che dei contatti e di altri aspetti. Perché sicuramente una parte dell'overload, del sovraccarico dei lavori di tipo assistenziale, è legato a incombenze che non sono direttamente soltanto di natura clinico-assistenziale, ma spesso sono collaterali. Qui vediamo un paziente in un mare di carte, con davanti molti farmaci, che tenta di raccapezzarsi rispetto a tutte le prescrizioni, le lettere di dimissioni, e cerca di affrontare la prossima visita preparato, un esame da cui non si può essere bocciati naturalmente. E questo è molto importante, perché servizi che possano assistere il paziente nella ricapitolazione, nella facilitare la comprensione e dare istruzioni terapeutiche chiare, se automatizzati e naturalmente attendibili, sarebbero di grandissimo aiuto. Questo è un esperimento che ho fatto perché, trovandomi in una situazione di patologia di recente, mi sono trovato a dover gestire tutti gli aspetti informativi legati ad essere assistito in più istituzioni sanitarie, in più con una documentazione sia di imaging che di testi particolarmente ricca, di dover gestire
contatti, relazioni, appuntamenti, prenotazioni, e questo mi ha incuriosito ancora di più sul fatto che possano esistere o no dei sistemi attendibili per far fare alla macchina almeno una parte di questo lavoro. Non ho trovato una vera soluzione. Il vantaggio per ora è di poter gestire io i miei dati di cui ho la titolarità come paziente in autonomia, quindi sto facendo degli esperimenti, questo è un aspetto che credo meriti di sviluppo. Una caratteristica importante che è emersa nel corso degli ultimi mesi, anche di riflessione e dibattito con colleghi, è il fatto che non siamo più di fronte ad una tecnologia che arriva top down, cioè ci arriva e dobbiamo eseguire e utilizzare in un unico modo, ma è qualcosa che si modella e si costruisce con l'interazione continua con la macchina, e c'è un grandissimo bisogno di sviluppare pratiche ed esperienze per utilizzare questa tecnologia al massimo delle sue potenzialità, che ogni giorno si scoprono sempre di più. Quindi un'evoluzione che richiede anche un cambiamento dell'approccio e probabilmente anche la creazione di gruppi di studio, approfondimento, per cui non è più possibile soltanto avere informazioni operative chiave in mano, ma occorre un'attività intensa di sperimentazione, partendo dalla realtà clinica e dalle situazioni in cui provare a introdurre l'intelligenza artificiale come strumento. Molti hanno la preoccupazione che certe professioni vengano sostituite dall'intelligenza artificiale. In ambito clinico questo rischio molto probabilmente non c'è per gli anni a venire, ma sicuramente quando saranno risolti alcuni dei bias più grandi, delle preoccupazioni più grandi rispetto ad affidabilità e attendibilità, è possibile pensare ad un affiancamento di queste tecnologie come strumenti in grado di gestire. Naturalmente in ambito sanitario il tema del rischio è particolarmente cruciale, per cui non si affiderà e non si affida sicuramente già ora a sistemi di intelligenza artificiale decisioni cruciali da cui può dipendere la vita dei pazienti. Quindi i clinici e gli operatori sanitari non saranno sostituiti dalla macchina. Nella visione migliore la macchina potrà affiancare e costituire ad esempio un meccanismo di preallarme, di cogestione, di supporto, di consulenza. Il processo di sviluppo di dispositivi medici, e in questo i software sono analoghi a quello dello sviluppo di un farmaco, quindi anche con una catena di meccanismi di garanzia fondamentali, in modo che sia dimostrato non soltanto che il software funziona, ma che ci sia un effetto statisticamente significativo di beneficio clinico per quello per cui è stato progettato. Quindi parliamo di terapie digitali, non ci addentriamo oggi in questo discorso che riguarda anche un complesso aspetto regolatorio, ma sicuramente prima che l'intelligenza artificiale possa diventare strumento terapeutico ci sono dei passaggi importanti che dovranno essere fatti. Siamo però in una fase di sperimentazione, e dove naturalmente ogni volta che parliamo di sistemi di intelligenza artificiale applicati alla salute parliamo di privacy e sicurezza, parliamo di equità nell'accesso alle cure, cioè un sistema di intelligenza artificiale non può, non dovrebbe, non dovrà essere in grado di produrre vantaggi solo per chi ha mezzi economici. C'è una grande questione che riguarda la trasparenza e la comprensibilità, cioè come vengono prese le decisioni, su quali basi di dati vengono programmate queste intelligenze artificiali, e poi questioni che riguardano la regolamentazione e la standardizzazione. Vediamo ora le applicazioni nell'ambito di contesti di psicologia clinica e psichiatria. Sono proposte da molto tempo, e fra queste caratteristicamente i chatbot sono le realtà che hanno avuto anche ben prima dell'intelligenza artificiale un loro sviluppo, poi i sistemi di realtà virtuale nella psicoterapia, in auge già da vari anni, sistemi di supporto decisionale, il riconoscimento delle emozioni facciali, il monitoraggio remoto, ed è interessantissimo l'applicazione dell'intelligenza artificiale perché i dati sul comportamento possono essere
dati provenienti da ogni fonte di informazione, quindi non solo dal resoconto consapevole dello stato d'animo del paziente, ma dal suo battito cardiaco, dalla velocità della sua marcia, dalla frequenza del sonno, il ritmo cardiaco, insomma i parametri più disparati possono darci dei dati di tipo comportamentale. Tanto che sono state sviluppate app che riguardano il campo della salute fisica e salute mentale, BNI, tanto per dirne una, un esperimento classico, una dimostrazione classica, ELISA, che simulava una terapista rogersiana, rispondeva ad una domanda con un'altra domanda e costruiva illusoriamente, stiamo parlando di molti, dei tardi anni 60, una simulazione di un'interazione fra terapeuta e paziente. C'è tutto un filone, in cui non ci addentriamo, delle simulazioni di presenza umana, ad esempio il programma Replica, irte naturalmente di questioni etiche, però chi ricorda il film Her ha molto presente a che livelli di empatia e di tipo trasferale, direbbero gli psicanalisti, si possono costruire addirittura con un avatar o con una riproduzione di un essere umano. E del resto i fenomeni empatici avvengono con gli oggetti, avvengono con le macchine e con gli animali, quindi non stupisce che qualcosa di profondamente antropomorfo possa mettere in atto dei meccanismi di natura emotiva in cui c'è un'attribuzione di funzioni e di aspettative. Mentre la macchina rimane macchina, ricordiamoci la definizione interessante di pappagallo stocastico, quindi qualcosa che è ben diverso da coscienza e intelligenza, almeno per ora. C'è chi ha proposto delle app per il supporto spirituale, tema molto interessante, e nell'ambito del monitoraggio del benessere ci sono app che consentono di monitorare il benessere emotivo, app che mantengono contatti in rete con i terapisti clinici che fanno i terapisti, ma che sono aiutati, poi ricordate dopo la pandemia in particolare, come molte psicoterapie si sono evolute con modalità online, quindi la presenza fisica non è più l'unico criterio per fare la psicoterapia, e il tracciamento di umori ed emozioni che permettono ad esempio il monitoraggio di recidive, di disturbi mentali o di altro ancora. Fra le applicazioni c'è Mentalio, che è per il supporto nelle condizioni di disturbi mentali, Mind Guide, AI Psychologist, insomma c'è un grandissimo mercato, e WeBot Health, altre applicazioni in cui attraverso vari sistemi c'è un monitoraggio e anche delle forme, diciamo, di base di counseling e supporto rispetto alle condizioni di distress emotivo. Caratteristiche evidenziate da alcuni con spirito ovviamente commerciale è il fatto che tutto questo si baserebbe, ed è più facile farlo per i sistemi basati su principi di tipo cognitivo comportamentale, basati, dicevo, su rigorose basi di tipo empirico, quindi con dati. In effetti di dati stiamo parlando. E ci sono altri sistemi su cui sorvolo, fino a interazione anche con robot, e nel campo assistenziale sembra promettente, ad esempio nel campo dell'assistenza anziani o di certe funzioni, il poter disporre non di operatori umani che abbiano appunto poi stress e altre problematiche, ma alcune funzioni selezionate darle in gestione a dei meccanismi automatici, con naturalmente gli intuibili pro e contro rispetto al tipo di mondo e di società che si svolge, ma pensate in alcuni contesti di incarichi complessi e usuranti dove la macchina può ben sostituire un essere umano. Un aspetto che è stato particolarmente sottolineato dalla letteratura è quello della prevenzione del suicidio, dove secondo alcuni è più, come dire, interessante poter avere una risposta magari automatizzata di un chatbot in grado però di intercettare richieste, appelli 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, anziché un terapeuta che può avere una disponibilità più limitata, di far scattare un allarme, quindi tipo linee di autoaiuto, di poter indirizzare un aiuto specialistico, un provvedimento d'emergenza, e questo è un filone su cui la letteratura, naturalmente, essendo un settore critico,
si concentra, e tenete conto che per alcune persone la disclosure, cioè parlare di sé, è più facile se non passa attraverso una relazione personale diretta, soprattutto su contenuti dolorosi e difficili. Quindi le tecnologie sembrano offrire delle prospettive comunque importanti da approfondire. Il filone più in generale dell'applicazione del processamento del linguaggio naturale applicato alle malattie mentali è un tema in grande e rapida evoluzione. Vi parlo di un esperimento che abbiamo in corso che riguarda le funzioni di ChatGPT, che può essere appunto ChatGPT-4, è possibile costruire dei GPT personalizzati, quindi programmati con un patrimonio di testi, che può essere tanto con delle istruzioni che dicono che ruolo deve svolgere il GPT, che tipo di formato della risposta deve dare, e ad esempio questo è il tipo di istruzione con cui l'ho programmato. Gli ho detto di rappresentare me, cioè un medico di 54 anni, di lingua italiana, che sa l'inglese, che si occupa di alcuni temi di natura clinica e che preferisco risposte dettagliate e risposte in cui sono citate le fonti. Questo è una cosa legata alla mia esigenza di poter avere una verifica sulla veridicità delle cose che la macchina mi fornisce. Bene, i GPT personalizzati, di cui esiste uno store, per cui i creatori vendono o mettono a disposizione gratuita delle loro creazioni, è possibile farli. Noi abbiamo fatto dal punto di vista sperimentale un po' di GPT, uno di questi si chiama Psicologia Clinica, che ha un disclaimer molto chiaro, dice le risposte non sono verificate e non possono essere considerate consulenza, però è un esperimento per vedere se attraverso i testi con cui è stato addestrato è in grado di offrire delle risposte di qualità migliore su tematiche di psicologia clinica ospedaliera rispetto a quelle fornite da ChatGPT-4, che idealmente potrebbe essere usato come strumento a supporto di decisioni cliniche in ambito sanitario. Questa ricerca è in corso. Consigli pratici. Che cosa vogliamo farne di questa nozione sull'intelligenza artificiale? Beh, intanto un principio molto pratico è quello di avere sempre sul proprio desktop aperto un programma di intelligenza artificiale in modo da poterlo usare come il cliente di posta, sostanzialmente. Chiedere in che compito potrebbe aiutarci e provare a delegarlo temporaneamente o affidarlo temporaneamente. Dopodiché riflettere sui contenuti, informarsi, confrontarsi con chi altri colleghi, chi ha delle esigenze simili o che hanno delle analogie, usi l'intelligenza artificiale per ottenere delle risposte interessanti e quindi sperimentare continuamente. Il principio ispiratore è che l'intelligenza artificiale non deve sostituire l'essere umano, ma aumentare, casomai, la presenza umana, quindi delegando dei compiti che sono meno interessanti, meno importanti, meno gratificanti, più onerosi per l'essere umano. Ci sono rischi, sì, l'abbiamo detto, ci sono dei rischi molto importanti. In questo ringrazio Vincenzo Gambardella, con cui abbiamo parlato spesso dei temi etici e attorno all'intelligenza artificiale. I rischi sono, intanto che la tecnologia ha sempre fatto paura. Questo era CT, che girava un signore originale che diceva che la Chiesa uccideva con l'onda, perché in ogni chiesa c'era un apparecchio elettronico che condizionava la vita delle persone. Era un personaggio molto famoso a Milano, senza avere questo livello di fantasia, ma naturalmente l'idea che la tecnologia possa essere pericolosa ci viene dai primi del Novecento, da Metropolis, poi dal mito di Frankenstein, insomma di costruire qualcosa che poi prenda il sopravvento. Questo è molto importante. Certamente abbiamo in ambito bellico lo sviluppo di sistemi a guida autonoma, di sistemi d'arma che sarebbero in grado di prendere decisioni autonome con rischi gravissimi. E pensate, tutta l'intera gestione della catena di attacco e risposta nucleare se avesse delle componenti sottratte ad un controllo umano tipo la doppia chiave. Quindi stiamo parlando di grandi temi, ma ci sono anche delle problematiche che possono essere più sottili, ma non per questo meno pericolose, tutto il tema dell'impatto sull'informazione e la libertà di scelta. Oggi siamo in grado di generare immagini come Putin in manette o il Papa con un
buffo piumone, con una verosimiglianza assoluta. Ormai i sistemi un tempo facevano 6 dita, adesso le dita sono tutte corrette, è molto difficile capire cosa è inventato e cosa è reale, con il rischio di creare disinformazione. Altro tema importantissimo sono le allucinazioni, cioè il rischio che si inventi l'intelligenza artificiale contenuti verosimili ma non veri. In primavera ci fu un famoso scandalo per cui un avvocato americano pensò di utilizzare ChatGPT per scrivere un ricorso citando dei precedenti. Nel diritto statunitense i precedenti sono giurisprudenza, peccato che questi precedenti meravigliosi e favorevoli naturalmente erano alla prova dei fatti tutti inventati da ChatGPT, in modo di, con un'ammirabile verosimiglianza, ma completamente fasulle, con un grave problema per questo avvocato ovviamente, e quindi con lettera di scusa e altro ancora. E conseguenze economiche, penali, civili, diciamo vertiginose. Altro tema importante, siamo avanti, stiamo quasi per concludere, è il tema dell'authorship, della responsabilità. Una macchina non ha una responsabilità penale, non essendo una persona. E questo è molto importante, per cui l'utilizzatore della macchina ha in carico l'intero onere della valutazione e della poi svolgimento in modo corretto delle operazioni. Altri temi, la privacy, per cui oggi noi non sappiamo il destino dei dati che vengono affidati all'intelligenza artificiale, questo è probabilmente il tema di maggiore urgenza dal punto di vista dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale in sanità, perché se non è garantito che i dati sanitari non rimangano anonimi e protetti, naturalmente non possono essere dati in pasto, a meno che un singolo ricercatore non usi i suoi dati come ha fatto, a quel punto ne è titolare, ma c'è una grande criticità e questo è un ostacolo limitante ancora non risolto e di cui bisogna dibattere moltissimo. Aspetti etici importantissimi, l'intelligenza artificiale, se diventa orientamento per processi decisionali, dovremmo sapere su che base è stata programmata. Ad esempio non sappiamo se la sua etica è fondata più su Mein Kampf o sul Vangelo o sulla Bibbia. E questa è una tematica fondamentale, con grande attenzione in questi sistemi commerciali sulla qualità delle risposte, per cui ad esempio su tematiche di gender c'è molta sensibilità, ma allo stesso tempo non si ha ancora una garanzia di trasparenza sui dati che hanno portato poi alla programmazione di questi sistemi, quindi un'opacità che crea in alcuni osservatori molta preoccupazione. Naturalmente le tecnologie ci fanno venire in mente la preoccupazione quando si interagisce, noi vediamo spesso in giro bambini già con gli smartphone, addirittura quando sono molto piccoli, e abbiamo in mente quanto l'interazione con uno strumento elettronico possa anche cambiare degli aspetti che sono dal punto di vista neuropsicologico. Se ricordiamo tutta la tradizione dell'incrocio di sguardi che aiuta il bambino a svilupparsi fra madre e bambino durante l'allattamento, c'è chi ha segnalato quanto è di disturbo il fatto che la mamma guardi lo smartphone anziché il bambino. È un tema di cui coglieremo probabilmente le conseguenze in una portata di anni più ampia, ma sono tendenze nuove a cui dare attenzione. Sistemi che sono in grado di dare risposte e quindi di inibire dei processi di apprendimento, di saltare delle fasi dei processi di apprendimento, possono avere degli effetti di cui non sappiamo ancora. Quindi sicuramente un grossissimo tema è di tipo etico. Non per niente, anni fa, già quando l'intelligenza artificiale si parlava ancora solo tra ultra specialisti, in Vaticano ci fu un convegno importante rispetto alle tematiche dell'intelligenza artificiale, poi si è capito qualche anno dopo che l'intelligenza artificiale ci avrebbe riguardato tutti in maniera stringente. Nella cultura tradizionale occidentale il mito del rubare il fuoco agli dèi, cioè di impadronirsi della tecnologia, era qualcosa di oggetto della narrazione mitologica, il mito di Prometeo fondamentale, e questo di poter avere una tecnologia che risulta tanto potente quanto pericolosa è un po' l'argomento della riflessione etica più generale che abbiamo
in questo periodo e che non dobbiamo disertare, anche se lo sviluppo di questi sistemi è passato da organizzazioni che avevano una base dichiaratamente legata alla ricerca scientifica a organizzazioni che hanno come fine il profitto. Nel senso che le company non sono organismi universitari, ma sono società commerciali, il cui obiettivo è rendere contenti, soddisfatti gli azionisti e quindi con un minore impatto diretto dal punto di vista dell'etica. Siccome per fortuna il mondo è vario e composito, il responsabile dell'organismo che si occupa di intelligenza artificiale in Italia è una figura interessante, che è padre Paolo Benanti, che è francescano ed esperto di etica e di tecnologie, e questo è un segno che ci incoraggia a riflettere sul fatto che il tema non possa essere soltanto abbandonato ad un linguaggio tecnologico, una prospettiva tecnologica. Anzi, in questo ci sono delle suggestioni molto interessanti, che proprio le competenze umanistiche e gli aspetti filosofici ed etici chiedono di essere chiamati esattamente in questo momento in cui queste tecnologie hanno così tante promesse, ma anche così mettono in movimento così tante inquietudini. Ci sono delle realtà dove aver delegato ai sistemi automatizzati ha costituito delle situazioni vertiginose. Pensate il sistema dei crediti sociali cinesi, dove a cittadini, aziende e organizzazioni, sulla base del comportamento, vengono assegnati premi e ricompensa, in contesti dove il comunismo si è unito al capitalismo in un incrocio abbastanza sorprendente. Beh, questi sistemi, su base automatica, l'abbiamo visto durante la pandemia, però hanno un potere di controllo quasi assoluto. Nelle nazioni occidentali questo non ha questa direzione, la privacy e la libertà rimangono valori, ma naturalmente sono delle tendenze che suscitano inquietudine. Quali sono le aspettative rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale? La sicurezza, il rispetto, la trasparenza, la correttezza e la privacy sono aspetti cruciali. Queste tecnologie incrociate all'uso dei social e della rete hanno prodotto alcuni fenomeni che sono stati molto inquietanti. Pensate ad esempio all'uso di sistemi durante la campagna per Trump nel 2017, l'uso di profili psicometrici, quindi con tecniche incrociate di psicologia e di marketing sostanzialmente, e dove l'uso di queste tecnologie consentirebbe di sviluppare delle previsioni comportamentali o di influenzare il comportamento delle persone. Grande scandalo del 2017 di Cambridge Analytics, che ha mostrato come i dati presenti su alcuni social in realtà siano usati per scopi commerciali molto, molto intensivi. E poi c'è tutta una tematica che riguarda il bias di genere e altre questioni di cui io non approfondisco, ma che naturalmente sono segnalate fra le criticità e delle fonti possibili di crescita della disuguaglianza in strumenti che invece promettono, almeno nella forma, di essere democratici e in grado di mediare. Da ultimo ricordo la necessità di trasparenza e ispezionabilità di sistemi di intelligenza artificiale. Cioè, sostanzialmente, quando sapremo come sono stati programmati, potremo fidarci di più di questi sistemi di intelligenza artificiale. Siamo arrivati alle battute conclusive. Intanto, per chi è interessato a proseguire su queste riflessioni, può chiedere di ricevere il newsletter Aigorà, che ho portato avanti con alcuni amici, con Edoardo Ares e Alessandro Pezzano in particolare, e altri che qui non ricordo, ma che hanno dato un contributo estremamente importante. Molti amici che hanno mostrato curiosità e voglia di continuare a dibattere e ragionare attorno a rischi, benefici, potenzialità, possibilità di utilizzo di questa tecnologia che c'è sostanzialmente esplosa tra le mani. Qualche piccolo suggerimento: come aggiornarsi? Ma la proposta è di non perdere occasione per essere curiosi, questo di sperimentare, perché non esiste ad oggi un apprendimento calato dall'alto. La posizione anche apprendimento universitario, della didattica, è quello di non proibire e cercare di portare, ad esempio, in aula a lezione la proposta
dell'intelligenza artificiale confrontandola con la proposta culturale e sviluppando strumenti critici. Questo è estremamente importante. Quindi non perdersi occasioni, in rete si trovano moltissimi corsi anche gratuiti che possono dare un'infarinatura interessante, sono basi da cui partire. Il primo presupposto è avere un accesso a un sistema di intelligenza artificiale, decidete voi se a pagamento o gratuita, e sperimentare, continuare a sperimentare, parlarne, riflettere, evolvere. Nel giro di pochi mesi i cambiamenti sono stati già significativi, estremamente importanti. E con questo vi ringrazio per l'attenzione a questo seminario dedicato all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai temi della salute e della cura, e speriamo di poterci vedere in prossimi appuntamenti. Arrivederci.